Ciao YouTube, bentornate. Quest'oggi gita in famiglia. Vi presento subito però la protagonista. Ecco voi, mia sorella. Laura. Dai, Laura. Dai, lasciami perdere, davvero. Dai, no, per favore. Non mi va. Cioè, veramente. Una... Ela, come va? Bentornati. Allora, oggi, quest'oggi cosa facciamo? Andiamo in gita. Andiamo in gita in famiglia e vi presento subito la protagonista di questa gita. Sì, Laura, mia sorella. Dai, Laura, mi ha detto è il tuo che momento. Che mi riprendi. Dai, no, mi simpatia, su. Oh, senti, potevi anche non venire. Certo che, veramente, proprio... Hai già fatto i bagagli? No, parto tra una settimana, c'è ancora tempo. Quanto è lungo il volo per Filadelfia? Sarà 9-10 ore? Ma tu dici che se parto da Casella riesco a cavarmela con uno scalo? No, Dario... Questa è stata una mia scelta. E devo affrontarla da sola. Devo farlo per me stessa e per tutte le volte che ho esitato e ho perso occasioni. Lo so, eh. Io ti capisco. Non è a me che devi ribadire il concetto. Che boh, so, sembra di stare nella trama di un film. Cioè, è cambiato tutto dall'oggi al domani che... Non riesco più a capire se questa è la realtà o se mi sto sognando tutto. Dario, ti prego, ne abbiamo già parlato. Non ha senso che adesso cerchi di complicare le cose. Non fa bene a nessuno dei due. Sì, sì. Ma... Poi magari chissà, domattina mi sveglio e sono Batman. Oh, senti. Me lo puoi dare adesso il numero di tua cugina? Tu non ce la fai proprio a prendere le cose seriamente. Salve. Voi li avete già visti? E da quando ti interessi di UFO? Più o meno 4 anni. La cosa affascinante? Loro si sono sempre interessati a me. Li ho scovati in alcune fotografie e video sin da quando ero piccolino. E allora ho capito che volevano già comunicare. Ah. Splendido, ci mancava solo il Doc Brown, cacciatore d'alieni. Parla piano. Ma dai, l'hai visto? Secondo me spera di essere rapito dai T per avere vito alloggi assicurati. Se davvero fosse così in difficoltà dovremmo aiutarlo. Non vi preoccupate per me! Siete carini, ma ho 6 milioni di euro in banca. Sei serio? Sì. Ho ereditato alcune proprietà di famiglia, ma una casa ce l'avevo già. E quindi le ho vendute tutte. Peraltro ho fatto appena in tempo, perché poco tempo dopo le case non voleva comprarle più nessuno. Qualche tempo dopo poi ho sentito 2 broker che bisbigliavano di comprare delle azioni Ergi Capital. La finanza è strana. Cioè, però se conosci gli investimenti giusti, non è poi così male. Figo. Ma che hanno fatto a sentirci? Ho un udito sopra la media! L'unica volta nella mia vita che sono andato dall'Ottorino è perché dovevo rubare dei circuiti integrati per costruire un sonar. L'Ottorino era mio zio, peraltro.
Casa sua è stata una delle vendite più grosse. E cosa ci dovevi fare a questo sonar? Crociera alle Bermuda. Volevo partire preparato. Ora invece sto preparando un telescopio spaziale da puntare su Orione. Devo solo trovare della resina 50 per mandarlo in orbita. Ah, hai provato con Amazon? Mi seccherebbe pagare le spese di spedizione. Amazon Prime? Voi lo usate Snapchat? È comodo. No, no, non è affatto più luminosa, anzi è meno luminosa semmai, però è allineata con l'asse terrestre, per cui la sua posizione in cielo non cambia mai, per questo viene presa come punto di riferimento. Ah. Comunque, la vedi questa qui sopra, questa specie di grande W? Sì. Questo veniva preso come Anita, punto. Anita, è tardissimo, dobbiamo andare. Non possiamo andarcene adesso, io stasera voglio riprendere un UFO. No, non rimarremo certo qui tutta la notte a congelarci fissando il cielo. Consiglio vivamente di fermarsi per lo Skywatch notturno. Statisticamente gli avvistamenti migliori avvengono dopo le ore 22. Ma non mi dire. Sì, è la base extraterrestre nel fianco della montagna, intensifica la sua attività nelle prime ore dell'alba. Se guardi le tabelle delle ultime settimane sì, di avvistamenti... Sì, è interessante, guarderemo il video su Snapchat. Forza Anita, andiamo. Io non mi muovo da qui. Se vuoi andare, allora vattene. Tanto per te non è un problema, no? Quello che volevo farti vedere prima. Guarda. Ok. Questa sembra una W, vero? Però in realtà è Cassiopea. Signorina Giramondo, dobbiamo approfittarlo. Ma esagerata. Dai, guarda che bel taglio, pronta per la Milano, faccio un wink. Anita, andiamo via. Non possiamo lasciarlo solo. Non è un problema nostro. Va
bene, allora guarda, facciamo così. La prossima volta che vado in viaggio vieni anche tu con me. Dai. Sì. Giura. E ti faccio scegliere la destinazione. Giura. Giura davanti alle telecamere. Giuro. Va bene. No, ragazzi, dovete vedere.